stazione gabarda di Varzi, presso l'agriturismo Le Fragranze. Siamo qua perché questo agriturismo è una delle aziende agricole che ha aderito al progetto che noi come cooperativa abbiamo mandato avanti grazie ad Attivare. La cooperativa Finisterre si occupa principalmente di immigrazione. Offriamo la nostra assistenza ai CAS, che sono i centri di accoglienza straordinaria per i richiedenti asilo. Abbiamo degli sportelli stranieri, uno a Varzi, uno a Voghera e uno a Casteggio. Nell'ambito di questa nostra attività abbiamo partecipato al progetto Attivare per organizzare corsi di lingua rivolti ai richiedenti asilo e corsi al lavoro. Hanno partecipato 60 richiedenti asilo. Questo corso aveva una parte teorica e una parte pratica. Nella parte pratica sono state coinvolte all'incirca 40 aziende agricole. Alla fine del percorso 14 di questi richiedenti asilo hanno vinto una borsa lavoro di 3 mesi. Noi ci riteniamo molto soddisfatti della nostra attività, in quanto 5 richiedenti asilo sono stati assunti a seguito di questo progetto. Un'opportunità per noi e anche per i ragazzi per farsi conoscere, per dimostrare al territorio che anche loro hanno voglia di fare. Io sono qui con Emmanuel. Emmanuel è un richiedente asilo, ospite del CAS Corona di Varzi e proviene dal Ghana. Io sono qua per 2 anni, anche 2 mesi. Adesso io lavoro con la Fuga, un'azienda. Sì, azienda agricola. Sempre io prendo la stalla dei bestiali, anche mandare cibo a mucche, anche cavallo, anche capri, anche la colle, la zafflano. Io sono Chiara, sono una coordinatrice della cooperativa La Sveglia. Noi ci occupiamo all'interno del progetto, oltre proprio diverso, di tutta quella serie di servizi che sono rivolti alle famiglie, che mirano a migliorare la qualità della vita delle famiglie dell'Oltrepò per valorizzare questi territori, renderli comunque più serviti, più attrattivi anche, ed evitare un po' quel fenomeno dello spopolamento che purtroppo ha colpito questi territori da qualche tempo. Ci stiamo occupando come cooperativa di questo progetto del maggiordomo rurale all'interno di un programma molto ampio. Offriamo una serie di servizi, oltre al maggiordomo rurale, anche servizi rivolti alle famiglie e anche al mondo dei minori. Facciamo dopo scuola, facciamo servizio di babysitting, ci occupiamo di assistenza domiciliare, ci occupiamo nel periodo estivo di gresse, di centri estivi rivolti a bambini già dall'età prescolare. Il maggiordomo rurale è una figura che nasce in supporto alle famiglie, agli anziani, alle persone che nel territorio hanno difficoltà nel gestire la vita quotidiana. È un factotum che si occupa di sbrigare tutta una serie di faccende quotidiane, va a fare la spesa, va a ritirare le raccomandate, oppure altri lavori più manuali, per cui appunto la legna, lo sfalcio dell'erba, insomma piccoli lavori di manutenzione. È un servizio a chiamata, per cui noi abbiamo un numero verde dedicato proprio a questo progetto. Gli utenti chiamano questo numero verde, noi in base un po' alla pianificazione degli impegni del maggiordomo rurale cerchiamo di accontentarli nella loro richiesta nel minor tempo possibile. Abbiamo avuto sempre riscontri positivi, devo dire, e c'è stato un buon passaparola anche, per cui all'interno di comunità così piccole come sono le nostre siamo riusciti ad allargare un po' il raggio d'azione proprio grazie agli utenti stessi che pubblicizzavano poi il servizio con i parenti e gli amici. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo